Thank you.
Andiamo, andiamo.
ragazzi, può tornare un po' con te. Aiuto un po' di ancora. Thank you.
i bambini di Longobucco accolgono Santa Aurelia. Viva Santa Aurelia! Insieme, viva Santa Aurelia! Viva Santa Aurelia! Bentornata Santa Aurelia! Grazie Longobucco, grazie, un applauso a tutti quanti. Viva Destro, Manco e Ortiano, viva! Viva! La reliquia di Santa Aurelia, la reliquia. Piacere che mi rivolga a tutti voi per portare i più affettuosi e sinceri saluti della cittadinanza lucchese, dell'amministrazione comunale e miei personali. Saluto e ringrazio per l'accoglienza il sindaco della città di Longobucco, l'amico Pirillo, le autorità politiche, religiose e militari presenti e tutta la comunità di Longobucco. Un caloroso abbraccio naturalmente ai miei cari concittadini che hanno seguito oggi la nostra venerata Santa Aurelia in questo pellegrinaggio che inizia sì stasera da Longobucco e proseguirà domani verso la città di Paludi. La comunità di Luzzi è lieta di poter condividere questo momento gioioso e di unirsi nella preghiera ai fedeli di Longobucco e quindi di Paludi. Ci troviamo qui riuniti per celebrare una ricorrenza che non esito a definire storica per le nostre due comunità, come ha detto poc'anzi il sindaco di Longobucco. Nel prendere la parola in questa felice occasione per rivolgere un breve saluto, vorrei innanzitutto manifestare a tutti voi i sentimenti di gioia e commozione che questa giornata suscita in me e sono certo in ciascuno di voi. Sentimenti che per quanto mi riguarda trascendono gli obblighi protocollari e che derivano dalla consapevolezza del significato profondo che è la vista di Santa Aurelia nella casa dei suoi devoti fedeli longobucchesi. Oggi, a 30 anni dal pellegrinaggio con l'urna reliquaria della nostra Santa a Longobucco, si rinsalta quindi e si rinnova il gemellaggio tra le nostre città nel segno della comune devozione di Santa Aurelia. Emozioni forti che si perpetuano nel tempo, tradizioni che si tramandano di generazione in generazione e che quest'anno ho avuto l'onore di vivere per la prima volta da sindaco e che porterò per sempre gelosamente custodite nel mio cuore. Le ragioni dell'entusiasmo e dell'affetto che colgo nell'abbraccio ideale delle persone qui riuniti sono facilmente comprensibili ed evidenti. Per me è un grande onore e una grande commozione, come dicevo prima, essere qui insieme a voi oggi in questa santa occasione, in rappresentanza di tutta la città di Luzzi, per rinnovare simbolicamente, con profonda convinzione, il patto di gemellaggio che unisce le nostre due comunità cittadine. Certo che sarà l'occasione per rinsaldare il legame tra le due comunità e dare vita ad iniziative comuni. Sono certo che i rapporti di amicizia e affetto che ci legano, suggellati dalla comune devozione appunto per Santa Aurelia, testimoniati proprio da questa grande e spontanea partecipazione che da decenni caratterizzano gli incontri fra le nostre due comunità, ci aiuterà a scrivere negli anni a venire nuove e bellissime pagine della nostra storia, non solo sul piano religioso ma anche culturale, civile e sociale, nel nome della devozione di Santa Aurelia che è il nostro comune patrimonio. Un grazie di cuore naturalmente a Don Andrea Lirangi, a tutta la comunità pastorale di Luzzi, ai miei concittadini che oggi hanno accompagnato la nostra amata Santa in questo pellegrinaggio, al sindaco di Longobucco Giovanni Pirillo e attraverso lui all'intera comunità longobucchese per l'accoglienza fraterna riservateci, emblematica, come dicevo prima, del rapporto di gemellaggio esistente tra i due nostri paesi.
Grazie a tutti i devoti di Longobucco e dei paesi limitrofi che ci onorano ogni anno della loro nostra presenza e nutrita presenza nelle giornate dedicate alla celebrazione di Santa Aurelia e ai quali con occasione rinnovo l'invito per il 31 agosto e il 1 settembre. Grazie a tutti e naturalmente viva Santa Aurelia. Come segno di benvenuto a Santa Aurelia, a te, carissimo, ti offriamo un dono che è quello che rappresenta Longobucco, l'arte tessile che noi abbiamo qui. È un piccolo gesto, ma che raccoglie e racchiude tantissimo tutto l'affetto che troviamo per la comunità di Luzzi e per Santa Aurelia. Credo che sia un dono gradito, che possa custodirlo e mantenerlo e ricordandovi sempre di Longobucco. Noi invece portiamo, come al solito quando andiamo in giro, portiamo la testimonianza della nostra grande abbazia che è la San Pucina, e in qualunque posto siamo andati, fino anche in Germania, siamo andati nel marzo scorso a portare la Madonna dell'Immacolata, che è la protettrice del nostro dolore, portiamo sempre questo libro che parla appunto della San Pucina. Quando si parla della San Pucina si parla soprattutto del nostro territorio. Prego. Insieme naturalmente alla storia dei Luzzi, che prima si chiamava Val di Crati e Tempe Lucane. È un anno particolare perché ricorre il 780 anni dall'arrivo e così anche i 30 anni da quando per la prima volta il corpo della Vergine Martire si è portato qui 30 anni fa a Longobucco. E la comunità civile saluta e accoglie la comunità civile luzzese insieme a tutta la comunità e al popolo santo di Dio che vivono questa esperienza di Chiesa, un'esperienza sinodale di una Chiesa sempre più in uscita. Creare appunto ponti, non solitudini. Ed è proprio che in questo particolare avvenimento vengono rinsaldati quei vincoli di sempre, vincoli di fratellanza, di amore, di comunione nello spirito, e perché solo quando le menti si aprono alla verità si muovono i cuori. E possiamo dire così questa sera al Signore: o Signore, illumina i nostri cuori per renderli nella tua verità riflesso della tua luce insondabile. Passo subito, saluto il microfono al signor sindaco. Prego. Viva Don Ferro! E al sindaco di Luzzi. Carissimo sindaco, un saluto alla comunità di Luzzi e ai miei concittadini, un abbraccio fraterno. Dopo 30 anni Santa Aurelia è tornata qui a Longobucco a portare una ventata di speranza, di amore e di tranquillità in questa nostra cittadina. Per me è un onore essere qui questa sera a rappresentare il popolo longobucchese
che si posta ai piedi della Santa e ha sempre venerato nel tempo. C'è un legame talmente forte tra i longobucchesi e Santa Aurelia. Quanti ricordi vengono alla mente negli anni passati per Annunzio venerare Santa Aurelia, o meglio Santa Aurelia per noi longobucchesi. Io ti chiedo, Santa Aurelia, di far sì che il popolo longobucchese ritorna ad essere quel popolo unito, sereno e tranquillo degli anni passati, e forse questa tua venuta oggi ci può dare un segno che Longobucco ritornerà come era nel passato. Longobucco adesso è spaccato. Io credo che questa sera Santa Aurelia ci darà la forza di stare assieme, di stare uniti e comunque di celebrare queste manifestazioni con tanto, ma tanto affetto e serenità e tranquillità. Caro Sindaco, grazie per essere venuto qui a Longobucco a farti partecipi della tua Santa, che oggi è anche la nostra Santa, perché Longobucco venera Santa Aurelia, crede nella bontà di Santa Aurelia, e chiediamo a Santa Aurelia che questo tipo di gemellaggio continui, non solo che rimanga qui questa sera per questa manifestazione, ma che col tempo possiamo scambiarci le nostre esperienze politiche e le nostre esperienze anche lavorative. Quindi io credo che da oggi possiamo sigillare ancora di più e con più forza questo nostro gemellaggio. Viva Santa Aurelia, viva la cittadinanza di Luzzi, viva Longobucco.
anche quello che è successo. Quello che è il comune rendimento di grazie
colui che ha vinto. Vince il loro colui che visse il loro. Di conseguenza, neppure dei punti, morirono quelli che non per sé, ma per lui erano vissuti. Con queste espressioni Sant'Agostino parla dei testimoni della fede, dei martiri. Perciò, carissimi locofuchesi, fratelli della fede, voi lucesi, voi tutti, carissimi, popolo e amato dal Signore qui convenuto, abbiamo accolto con gioia la venerata urna con i resti mortali della martire di Luzia. Dopo 30 anni di quella prima volta, è rimasta la memoria di tanti di noi che la corsero giubilanti. Ed è stato così come allora, ma con un novello slancio. Ancora una volta, infatti, siamo chiamati ad accoglierla con il cuore e soprattutto per la testimonianza viva di Invitta Fede. A questo fausto avvenimento già rivissuto nell'accoglierla, ci accomuneremo alla gioia dei fratelli della fede, della meravigliosa comunità di Luzzi, che 270 anni or sono accorsero festanti nella loro città, per quell'amore che portava a questa il loro amato concittadino, il cardinale Giuseppe Ferrao, il quale si adoperò a trasferire dalla catacomba romana di San Sebastiano il venerato corpo della Santa che oggi noi veneriamo qui, in questo santuario. E da allora, gelosamente custodita nella cappella di San Giuseppe, e da allora il popolo lungobucchese si mosse allora a piedi, portandosi subito a venerarla. Un'espressione che i nostri fedeli lungobucchesi tributano verso la Vergine Martire, vorrei è quella di chiamarla Amarone, Amarone Luz. Correva l'anno del Signore 1744. Per noi questa è un'occasione per mettere il valore testimoniale del martirio nell'oggi del Signore. È quell'uomo che ha dato la vita per noi, sì, la martire Aurelia, seguito l'esempio del martire del Cota. Era l'11 luglio del 32-35, del decimo secondo di Cortiano. Questa persecuzione è stata la più terribile della storia della Chiesa, che durò per ben 8 anni, tanto da denominarsi come l'epoca e l'era dei martiri. Saremo la sua città qui da noi, come per riconoscere i lunghi secolari che ci legano a lei e al popolo. Un saluto per fare a tutte le civili qui con noi, al reverendo clero nella persona di Dorenzo, per lui di Don Vincenzo Tassino, delle frazioni e di tutta la comunità laicata, sia luzzese che lungobucchese, affinché il suo esempio diventi per noi tutti vita vissuta nell'oggi del nostro difficile tempo, con quell'intento di ravvivare, suscitando in ciascuno nuovi slanci per abbondanti frutti in un clima sicodale, colmi di speranza, di compassione, di gratitudine, così da cementarci con l'unità delle menti nella verità e nell'unità dei cuori nella carità. Come segno di condivisione di questa nostra comunità ecclesiale alla comunità ecclesiale luzzese, abbiamo pensato di lasciare un segno tra i punti del telaio lungobucchese. Ce ne sono tanti che hanno ispirazione religiosa. Tra questi c'è la vigna è un'immagine biblica che richiama alla Chiesa. Noi siamo la mistica vigna del Signore.
sarà un ricordo per il quale vi ricorderete di questa comunità e per tutti noi un segno di profonda amicizia. Grazie di cuore e benvenuto. Sangue da Torino all'Ingerito ci libera il Signore degli affanni e delle cose che passano, perché sull'esempio dei santi Marta, Maria e Lazzaro proveniamo sulla terra con sincero amore per te e godiamo senza fine della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Dopo saluti di circostanza da parte delle autorità civili, da parte dell'accoglienza del signor parroco, spettacolo. E non vi nascondo che con emozione, dopo aver pregato con voi e per voi, sono riaffiorati nella mia mente i sentimenti del proposito di riproporre dopo 30 anni il pellegrinaggio, la visita dell'urna reliquaria di Santa Aurelia nella vostra comunità di Longobucco. Non soltanto per la data anniversaria, ma soprattutto per innanzitutto riallacciare e sempre essere legati con l'unità della fede, l'unità della speranza, l'unità della carità, riallacciare e sempre tenere stretto questo legame di fratellanza che ci unisce nel nome di Santa Aurelia. E questo vi devo dire grazie, perché a distanza di anni qualche cosa può andare dimenticata. Le nuove generazioni, le cosiddette generazioni, come oggi vengono chiamate generazioni Z, sta a significare che dopo la Z nell'alfabeto non c'è nulla e non hanno radici. Santa Aurelia, a distanza di 280 anni, a distanza di 30 anni dalla prima visita al Longobucco, ci ricorda che noi non apparteniamo alla generazione Z, ma bensì che abbiamo radici, e queste radici noi le dobbiamo coltivare, ed essendo cristiani le coltiviamo con la parola di Dio, le coltiviamo con l'Eucaristia, le coltiviamo con la fede e la devozione. Questo oggi Santa Aurelia viene a ricordare al popolo di Longobucco dopo 30 anni, e vi devo dire grazie, perché io parlo da parroco di Lussi, ma da lussense, perché sono di Lussi. Perché Santa Aurelia, senza Longobucco e gli altri paesi limitrofi, non sarebbe Santa Aurelia. E quando quella vigilia della prima domenica di settembre si avvicina, il popolo di Lussi stanno venendo in un chiese, quasi triate che viene il popolo di Longobucco. Grazie. Perché veramente queste radici che affondano con Santa Aurelia devono essere risaltate, non soltanto da un patto pattuito 30 anni fa attraverso le due amministrazioni gemellate e via dicendo, ma devono essere pattuite giorno per giorno, che ci ricordano che siamo fratelli, al di là delle diversità di parrocchia, al di là delle diversità di comuni, al di là delle diversità di ciascuno di noi che può avere. E ringraziamo il Signore. Allora il mio ringraziamento va in primis col Signore attraverso l'intercessione.
Santa Aurelia che ha voluto questa visita, l'ha voluto. Quando all'ingresso del paese ho visto nei vostri volti, nei vostri occhi, la gioia di avere la vostra Santa Aurelia qua, e lo avete dimostrato bene. Grazie, lo avete dimostrato bene. Ringraziamento va al signor sindaco della città di Longobucco per la pregiata accoglienza avvenuta in piazza, insieme all'amministrazione tutta, all'autorità civile e militare della comunità di Longobucco, ai miei compaesani, concittadini di Luce, accompagnati dal signor sindaco e dal comandante Altomare, qui in mezzo a voi. Con un ultimo ringrazio. L'anno scorso c'era Don Vino, quando annunciò il fatto il vostro vicario generale, e quest'anno ci siete voi ad accogliere Santa Aurelia. Don Vino, siete concittadini, perché Longobucco è un paese di prendi, eppure non c'è un paese di prendi. Tu ci ho soffrito, perché il paese che tu prendi è sempre fastidio, la poco, perché è significato che è un paese vivo. Grazie per l'accoglienza, la disponibilità, soprattutto attraverso i vari collaboratori che sempre manteniamo i contatti su determinate celebrazioni di Santa Aurelia. A Don Vincenzo, parlo delle frazioni, adesso domani è domani il partito, e quindi poi domani fa la visita quando andrà a Campodio. Grazie per l'accoglienza e con la disponibilità. Mi raccomando, sia stasera che domani, noi ve la consegniamo Santa Aurelia, ma tanto vi voglia luce, va bene? Ecco, faccio dono alla comunità parrocchiale domani a testa, uno lo sapeva che ma questo è una donna, una comunità parrocchiale, ecco, di Longobucco, di un dono che potete indossare per ogni volta che volete celebrare l'Eucaristia. Prego, partite, vado a vedere la comunità. È una casa con le immagini di Santa Aurelia. Con la reliquia di Santa Aurelia.
sofferta alla preghiera piena d'amore, sia per il nostro ministero sacerdotale, sia per le nostre comunità parrocchiali. Domenico, domani questo compito, va bene? E a voi per tutto. E voglio citare un proverbio popolare in merito a quello che diceva, che siano comunque illusi, sono paesi dove sbocciano le vocazioni. Ma c'è un proverbio, non tanto, che credo che non corrisponda al verità. Amaro chi la terra non prio dalla lunga, un vicinato si muovina bene. A parte gli scherzi, interrompo questo, non si è mai verificato, anzi addirittura antigamente quando passavano davanti alle case dei sacerdoti, baciavano le mura e gli uomini si levavano il cappello. Così questo avveniva anche per i San Giovanni, passando alle case, e così salutava questo vincolo, questo patto. E per lui questo è per San Giovanni, cioè, quindi è un patto bello. Intanto ricordo gli appuntamenti di stasera alle ore 22, quindi ci ritroviamo qui per un'ora di preghiera, poi la chiesa resterà aperta fino a mezzanotte per la visita spontanea individuale dei fedeli dopo la preghiera corale, e poi domani mattina saranno aperti i battenti alle ore 7 e così fino a seguire per tutta la giornata. Intanto poi la preghiera di lode, alle 11 un momento di preghiera e riflessione, ecco, sul martirio oggi, nell'oggi del nostro tempo. Poi alle ore 18:30 ci sarà l'Arcivescovo, Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Maurizio Luise, insieme a tutti gli altri sacerdoti che si renderanno disponibili, che possono e convenire a concelebrare per ritrovarsi insieme alla loro venerata santa. Ecco, dopo la benedizione, fuori con i souvenir che abbiamo portato da Russia, con le immaginette, porta già di Benedicento, quando generosamente volete donare la santa, sarà tenuta totalmente, perché sulla testa di Sant'Aurelio a Lione sarà tenuto al restauro della cupola e quel pezzo della chiesa della cappella di Sant'Aurelio. Grazie per la vostra generosità e soprattutto per la vostra accoglienza. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Santa Madre di Sant'Aurelio, vi benedica Dio onnipotente. Bye.